data l'equazione differenziale y' uguale 3y più 2x, determinare se esistono i valori del parametro reale alfa per i quali ogni soluzione y di x verifichi la condizione secondo cui il limite per x che tende a più infinito di e all'alfa x per y di x sia pari a 0. L'esercizio, tratto da un testo d'esame assegnato nel 2011, se non mi sbaglio, alla Facoltà di Ingegneria Energetica dell'Università La Sapienza di Roma. Questi stiamo risolvendo un po' di esercizi di riepilogo. Questa è un'equazione differenziale del primo ordine, della quale prima di tutto dobbiamo trovare l'integrale generale, ovvero la soluzione generale y di x. Si può risolvere in due modi, la possiamo risolvere ad esempio applicando, considerandola come un'equazione lineare del primo ordine non omogenea a coefficienti costanti, cioè riscrivendola come, guardate, y' meno 3y uguale 2x. Si può fare col metodo del fattore integrante, ma anche volendo si può porre prima y' meno 3y uguale 0, quindi trovare l'integrale generale dell'omogenea associata, e poi adesso si può andare a sommare l'integrale particolare, notando che a destra abbiamo un 2x che è un monomio di primo grado che si può ricondurre all'f di x ad hoc che conosciamo, che possiamo, quello in forma canonica sostanzialmente. Ponendo y uguale e elevato a lambda x con lambda parametro reale che dobbiamo determinare, si arriva all'espressione dell'equazione caratteristica, che è lambda meno 3 uguale a 0, no? Sarebbe la derivata prima di y è lambda era lambda x, meno 3 era lambda x, raccogliendo il fattore comune era lambda x e dividendo entrambi i membri dell'equazione per era lambda x, si arriva a lambda meno 3 uguale a 0, quindi lambda è pari a 3. E quindi otteniamo che, visto che a lambda uguale 3 corrisponde un integrale del tipo y uguale e alla 3x, possiamo dire in sostanza che y di x segnato, lo scrivo qua, ovvero la soluzione generale dell'omogenea, vale c per e alla 3x, con c costante reale, qualunque appartenente reale, c è appartenente reale. Beh, a questa soluzione dobbiamo sommarci l'integrale particolare, che possiamo indicare come al solito con y con 0 di x. E come facciamo? Beh, visto che f di x, se f di x fosse del tipo e alla beta x moltiplica p di x coseno di gamma x più q di x, vedete, la stiamo facendo comunque come con la regola riguardante le equazioni lineari non omogenee di ordine n a coefficienti costanti, perché altrimenti avremmo potuto farla con la regola quella del fattore integrante. Oppure addirittura col metodo delle variazioni delle costanti di Lagrange, no? Variazioni delle costanti arbitrarie, volendo anche. Visto che f di x è proprio di questo tipo, perché vedete che abbiamo solamente il nostro p di x, vedete, gamma è 0, il seno di 0 è 0, se ne va sulla seconda parte, il coseno di 0 è 1 e beta è 0. Nel nostro caso vedete che f di x, che è 2x, sarà caratterizzata da un beta pari a 0, un gamma pari a 0. Quindi il numero complesso beta più o meno il gamma, del quale poi ci interessa determinare la molteplicità algebrica ni, è un numero reale, in questo caso 0. E la domanda è, ma abbiamo trovato un lambda uguale 0 nell'equazione caratteristica? La risposta è no, perché nell'equazione caratteristica abbiamo trovato come soluzione lambda uguale 3. Quindi anche ni è 0, e il grado, l'unico grado che ci interessa è il grado del polinomio m di x, perché vi ricordo che se fosse così f di x è infatti proprio così, l'integrale particolare può essere espresso dalla seguente formula: y con 0 di x pari a x alla ni che moltiplica e alla beta x che moltiplica appunto questo polinomio m di x, che avrà grado m pari al grado p di p di x, quindi in questo caso 1, visto che p di x è 2x, cos di gamma x più n di x seno di gamma x. Questi esercizi ormai li dovreste fare a occhi chiusi, perché li abbiamo visti veramente tantissimi nelle varie categorie. E quindi capite che y con 0 di x chi sarà? Beh, è x alla 0 è 1, e alla 0 per x, e alla 0 che fa 1, il seno di 0 è 0, il coseno di 0 è 1, rimane in pratica che y con 0 di x sarà m di x. M di x chi è? M di x è un generico polinomio di grado 1, ovvero ax più b. Per andare a determinare a e b, cosa facciamo? Si va a ipotizzare che y con 0 di x sia soluzione dell'equazione, e quindi lo si va a derivare una volta e si va ad eguagliare i due membri. Cioè, cosa voglio dire? Si va a scrivere che se y con 0 di x è a x più b, chi sarà y con 0 primo di x? Sarà a. E allora possiamo dire che allora deve risultare che y con 0 primo di x meno 3 y con 0 di x deve essere pari a 2x. Che vuol dire? Y con 0 primo di x è a
meno 3 y con solo x vuol dire moltiplicare per meno 3 a x, quindi viene un meno 3b meno 3 a x uguale a 2x. Ovviamente, guardate, troviamo facilmente che meno 3a, coefficiente che moltiplica la x a sinistra, deve essere uguale al coefficiente eventuale che moltiplica la x a destra, 2. E a meno 3b, che è il termine noto che sta a sinistra, deve essere uguale all'eventuale termine noto che non c'è a destra, quindi 0. Troviamo immediatamente, guardate, chi sono a e b. Y con 0 di x, ripeto, è a x più b. Chi sono a e b? Beh, a è diviene meno 3 e meno 2 terzi. Ma se a è meno 2 terzi, otteniamo che meno 2 terzi, che a è uguale a 3b. Cioè b è uguale a meno 2 noni, meno 2 terzi meno 1 terzo. Abbiamo in definitiva trovato che a è meno 2 terzi, b è proprio meno 2 noni, e pertanto y con 0 di x, abbiamo trovato, vedete, in questo modo, è meno 2 terzi x a x più b meno 2 noni. Sommando y di x segnato con y con 0 di x troviamo l'integrale generale, quindi rispondiamo alla prima domanda. La seconda poi è quella riguardante il parametro alfa, che adesso poi andiamo a snocciolare come al solito bene nel dettaglio. Y di x, quindi che l'integrale generale sarà c per r a 3x meno 2 terzi x meno 2 noni. Allo stesso risultato si poteva pervenire, sarebbe potuto pervenire utilizzando il metodo del fattore integrante. Ci chiedono appunto di determinare se esistono i valori di alfa, del parametro di alfa, per i quali ogni soluzione di y di x verifichi il seguente limite, cioè deve risultare nullo questo prodotto quando x tende a più infinito. Allora, andiamo a fare intanto, andiamo a vedere cosa succede. Andiamo a fare il limite quando x tende a più infinito di e all'alfa x per y di x. Quindi moltiplichiamo per ciascun addendo di quel y di x e all'alfa x. Quindi abbiamo un c per e elevato a e all'alfa x per e alla 3x, e un e alla 3 e un e alla x che moltiplica alfa più 3, sarebbe un e alla 3 alfa. Un e alla, chiedo scusa, sarebbe un e alla alfa x più 3x. Se la togliamo x, viene rimane un alfa più 3, così come viene un meno 2 terzi x e all'alfa x meno 2 noni e all'alfa x. Bene, dunque, occhio, perché dobbiamo, che succede affinché questo limite sia nullo? Attenzione che x tende a più infinito, no? Dunque, riguardo alfa non ci dicono nulla. Allora, attenzione subito a un discorso. Alfa è un parametro reale qualunque, quindi non ci dicono, non ci danno nessun vincolo su alfa. Intanto abbiamo che, vi ricordo che e elevato a più infinito fa più infinito, e elevato a meno infinito fa 0. Oh, affinché venga 0 questo limite dovrà evidentemente risultare 0, dovranno risultare 0 tutti e tre addendi, no? Allora, il primo addendo, affinché venga 0, deve risultare negativo il coeficiente che moltiplica la x, perché se il coeficiente che moltiplica la x, ovvero alfa più 3, è negativo, un numero negativo moltiplicato per più infinito viene meno infinito, e alla meno infinito fa 0, 0 per c è sempre 0, quindi di sicuro deve risultare che alfa più 3 sia minore di 0, così come deve risultare in tutti questi due casi che e all'alfa x tenda a 0, no? È vero che qui c'è un x, quindi verrebbe un 0 per infinito, però infatti, la prima condizione riguardo il primo addendo è infinitesimo se alfa è minore di meno 3. Passiamo al secondo. Se alfa fosse, in entrambi i casi deve risultare alfa negativo, perché se alfa è negativo, cioè il coefficiente che moltiplica la x è negativo, un numero negativo moltiplicato per più infinito viene 0. Ma se questo è negativo, abbiamo che il limite per x che tende a più infinito di meno 2 terzi sta davanti. X per e alla meno alfa x, visto che abbiamo supposto alfa negativo, possiamo scriverlo come x su e all'alfa x, che è sicuramente 0 perché entrambi i termini sono infiniti, ma e all'alfa x sappiamo essere un infinito dominante rispetto a x, quindi è 0. Così come anche in questo caso, se venisse alfa negativo, avrebbe un e elevato a meno infinito che farebbe 0. Quindi la condizione degli altri due addendi è che alfa sia minore di 0. Intersecando però alfa minore di 0 con alfa minore di meno 3 si arriva alla condizione secondo cui
quel limite vale solo se alfa è minore di meno 3. Direi molto molto semplice. Quindi l'integrale generale, ripeto, è y di x uguale c per e alla 3x con 2 terzi x con 2 noni con c appartenente reali. E la condizione di alfa affinché valga limite per x che tende più infinito di alfa x y di x sia uguale a 0 è che alfa sia minore di meno 3.